un tribunale di New York sancisce la vittoria del movimento MeToo contro Harvey Weinstein. L'uomo che comandava Hollywood, uno dei produttori più importanti del cinema, è stato condannato a 23 anni di carcere per reati sessuali. La giuria lo aveva riconosciuto lo scorso 24 febbraio colpevole di aver costretto al rapporto orale nel 2006 la sua ex assistente di produzione e di stupro nei confronti di un'aspirante attrice nel 2013. Gli avvocati difensori avevano chiesto una condanna a 5 anni. Weinstein, 68 anni, è in carcere dalla lettura del verdetto. La condanna massima prevista era di 29 anni.